Grazie, Céline, buonasera a tutti i partecipanti. Benvenuti a questo webinar che è il primo di un ciclo di due seminari online che organizziamo nell'ambito del progetto Ripreso, dedicato alla viticoltura di precisione e in particolare al rilievo della variabilità intraparcellare e all'applicazione di tecniche di precisione per una viticoltura efficiente e sostenibile. Questo è il titolo del progetto che è già stato introdotto da Céline in apertura di questo webinar. E sostanzialmente si suddivide in due principali fasi, una di monitoraggio della variabilità e una seconda di sviluppo di protocolli operativi per introdurre, veicolare la viticoltura di precisione, specialmente con focus sull'areale dei Colli Piacentini. Allora, il progetto Ripreso è un progetto di cui magari qualcuno ha sentito parlare negli ultimi anni, grazie anche alle attività di divulgazione che sono state realizzate. Parte nella primavera del 2020, un periodaccio storico per il nostro paese, e poi si sviluppa tra l'estate 20, nelle campagne 2021-2022, e è in procinto di concludersi entro la fine del mese di ottobre 2023. Il focus di questo progetto è rappresentato dalla variabilità intraparcellare. Chi di voi ha esperienza dei gruppi operativi sa bene che l'Europa, tramite il PEI Agri e poi di riflesso le regioni con i progetti di sviluppo rurale, ha posto l'enfasi sull'attivazione di gruppi operativi che potessero identificare un problema reale in una determinata zona agricola e fornire delle risposte concrete fondate sull'introduzione di un'innovazione già matura, già pronta per essere veicolata alle aziende. In particolare, nel nostro caso, l'obiettivo era quello di rendere più fruibili i dati telerilevati in agricoltura. Sapete che ad oggi stiamo vivendo un forte disequilibrio tra quella che è l'acquisizione di dati e le tecnologie di precisione disponibili sul mercato e ancora i pochi casi applicativi che sono noti nelle realtà produttive. Quindi la variabilità intraparcellare, come riassume come ottimo grafica l'abstract questa immagine, è un problema ricorrente in numerosi vigneti, specialmente quelli collinari. Può essere rilevata con tecniche di precisione che ricadono nella macrocategoria del telerilevamento, che però può essere realizzato a distanza oppure anche per prossimità, grazie a sensori che negli ultimi anni si sono resi disponibili, con l'obiettivo di descrivere la variabilità e creare delle mappe, le famose mappe di vigore, ma vi sono mappe tematiche anche che focalizzano altri aspetti della variabilità. Il progetto Ripreso sostanzialmente ha l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni economiche delle aziende vitivinicole attraverso l'uso dei dati telerilevati che siano funzionali all'applicazione sito-specifica degli input. Cosa significa? La consapevolezza di avere all'interno di un vigneto zone caratterizzate da vigoria differente e quindi da esigenze culturali ben distinte. Pensiamo a chiome di alto vigore, come si possono vedere in questa zona dell'immagine, che poi via via degradano fino a zone di più basso vigore. Rappresentano delle piante che hanno delle performance vegetoproduttive, hanno delle performance enologiche e di conseguenza anche delle esigenze colturali differenziate. Gestire il vigneto in maniera uniforme, come si è fatto e sempre stato fatto sinora, comporta forti inefficienze che non sono più compatibili con quella che è la visione di sostenibilità
che si sta sempre più attribuendo all'agricoltura europea. Pertanto, nel momento in cui ci sia una variabilità riscontrata all'interno dell'appezzamento, diverse sono le strategie che si possono adottare. Tra queste, cercare di razionalizzare gli input in maniera tale da diversificare, ad esempio, acqua, azoto o altri input per le colture, in maniera tale che si possa tendere verso una situazione di equilibrio, di uniformità. E soprattutto, questo è un aspetto molto importante che amiamo ricordare da ecofisiologi, che si allinei su quella che è una condizione di optimum vegetoproduttivo, ovvero una condizione ideale per quelle piante che sono destinate alla produzione di un determinato prodotto commerciale. Ecco, nell'ambito del progetto ripreso, questo viene affrontato soprattutto grazie alla diversificazione degli inerbimenti autunno-primaverili tramite la tecnica del sovescio. C'è poi un altro aspetto: il fatto di avere delle chiome estremamente variabili, come potete osservare in questa immagine, espone a inefficienza anche quella che è la normale pratica di gestione, ad esempio la pratica dei trattamenti. Ecco che il fatto di poter adeguare l'erogazione del volume di soluzione fitosanitaria che viene erogata durante i trattamenti può rappresentare un elemento di efficienza, poiché si tende a distribuire il corretto quantitativo di soluzione tale da poter garantire la copertura delle foglie, ma senza eccedere, senza giungere al punto di gocciolamento, senza avere un'eccessiva deriva, senza avere eccessive perdite al suolo. Ecco, questo è un altro aspetto che può essere gestito e che viene affrontato in un'azione specifica del progetto ripreso. Un terzo modo per affrontare la variabilità è indubbiamente quello di sfruttarla così com'è, anziché considerarlo un problema, come è stato introdotto finora. Ecco, pensare che le differenze in quello che è il potenziale enologico che si riscontrano, ad esempio, nelle zone di alto e di basso vigore di un appezzamento, possano rappresentare una risorsa. E questa risorsa può essere valorizzata sostanzialmente grazie all'introduzione di tecniche di vendemmia selettiva che permettono di separare le uve direttamente in campo e di destinarle a delle tipologie enologiche, dei protocolli enologici diversificati, in maniera tale da poter produrre due vini diversi dallo stesso appezzamento, ma con un significativo miglioramento delle performance economiche dell'azienda. Non mi dilungo su questo perché il tema della vendemmia selettiva sarà proprio il focus del secondo webinar che sarà organizzato nell'ambito del progetto a fine mese. Voglio naturalmente dare risalto a quello che è il gruppo operativo del progetto. Non è soltanto questo un lavoro dell'università che è capofila di questo gruppo operativo, bensì un lavoro congiunto con un gruppo di partner estremamente multidisciplinari. I partner sono le aziende agricole, tre aziende agricole dei Colli Piacentini, Villa Rosa, Villa Tavernago e l'azienda agricola Baraccone, un partner che oggi è collegato con noi, Vinidea, che ha principalmente in carico la disseminazione dei risultati e alcune attività di carattere sociale, e Centro Informazione Tadini per adempiere a quelle che sono le necessità di una maggiore formazione degli imprenditori, degli operatori in agricoltura su questi temi. Ecco, la complementarietà dei partecipanti, e due oggi saranno presenti a questo seminario, si arricchisce anche della presenza di tre consulenti
che in parte hanno condiviso tecnologie digitali, e in parte hanno condiviso delle competenze che non erano, come dire, proprie del gruppo che vi ho descritto finora. Dal punto di vista delle tecnologie, oggi è presente Apple Buy Italiana, che ha messo a disposizione le competenze e le tecnologie di un sensore di prossimità ad alta risoluzione per il rilievo della variabilità di vigore in vigneto, e ITER come cooperativa esperti di caratterizzazione pedologica dei suoli dell'Emilia-Romagna in particolare. Ne parleremo la prossima volta tramite l'Agenzia Terre Padane, che è l'agenzia locale. Ha partecipato anche New Holland Agriculture, grazie alla condivisione della tecnologia della vendemmiatrice selettiva, una macchina che è capace di realizzare, una macchina tra virgolette intelligente, che può realizzare quella separazione delle uve di diversa qualità in tempo reale. Non mi dilungo sulle azioni del progetto, poiché sostanzialmente vi ho già detto che ci siamo occupati di applicazioni a rateo variabile di Soveci, ci siamo occupati di applicazioni a rateo variabile di trattamenti fitosanitari, in particolare in un'azienda bio dove era prioritario il controllo dell'impiego del rame, e poi due esempi di vendemmia selettiva, una meccanica e una manuale, per poi arrivare anche alla promozione della tradizione viticola locale presso futuri operatori del settore qui nell'ambito piacentino. Sostanzialmente i risultati attesi sono quelli di mettere a punto dei protocolli e validare protocolli operativi basati su definizione di una strategia di gestione del suolo finalizzata a ridurre la variabilità intraparcellare all'interno del vigneto attraverso il ricorso a degli inerbimenti autunno-primaverili e alla tecnica del sovescio, che fossero differenziati in funzione della tipologia di essenza che veniva seminata. Venivano seminati miscugli a dominanza leguminose per promuovere la vigoria, miscugli a dominanza di graminacee per contrastare l'eccesso di vigore in certe zone dell'appezzamento. Questo grazie alla messa a punto di mappe di prescrizione. Un secondo punto che vedete indicato nella parte centrale della diapositiva è la riduzione del rame grazie alla messa a punto di un sistema in tempo reale. Quindi, protocolli, inizialmente vi ho parlato di mappa di prescrizione, in questo caso vi parlo di un approccio in tempo reale, di cui si parlerà fra poco, in cui un sistema all in one sostanzialmente consente di combinare un sensore che rileva la variabilità, una centralina elettronica con un sistema di elaborazione dei dati in tempo reale che è in grado di comandare immediatamente l'erogazione dell'atomizzatore. Questo con l'obiettivo che vi dicevo prima di ridurre il quantitativo di rame in agricoltura, ma al tempo stesso di garantire stessi livelli di protezione e di performance produttive e qualitative della vite rispetto alla gestione tradizionale. E infine il tema della necessità di valorizzare la variabilità esistente attraverso approcci di vendemmia selettiva, sia manuale sia meccanica. Alcuni di voi forse hanno avuto modo di partecipare a delle sessioni dedicate di analisi sensoriale in cui i vini derivanti dalla vendemmia selettiva sono stati posti in comparazione. Allora, concludo giusto per ricordare che il progetto attive delle pagine di disseminazione che sono il sito internet e principalmente la pagina Facebook, così come una pagina su Instagram dove, se vorrete, potrete trovare tante informazioni aggiuntive.